Siamo in compagnia di Marco Stefano Gallo dei Noir Call. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio BGS. E allora Marco, non è la prima volta che sei nostro ospite e noi vogliamo parlare con te oggi di Solo una stella, il nuovo singolo estratto dalla teoria del primo passo. Solo una stella. Ecco, forse solo una stella ci guiderà anche nella nostra Calabria. Guarda, tocchi un argomento che è in antitesi, diciamo, con il messaggio della canzone, ma è un augurio che effettivamente mi faccio anche io da calabrese per quanto riguarda la politica. Per quanto invece riguarda la musica, abbiamo deciso di estrarre questa canzone dall'album La teoria del primo passo volume 2 per un semplice motivo: è una canzone totalmente d'amore, molto semplice e dolce, perché in un momento storico in cui il linguaggio forte, l'aggressività diventa quasi un obbligo, ci sembrava quasi rivoluzionario scrivere d'amore in maniera semplice e dolce. Ecco, tutto il contrario dei messaggi che passano oggi, come hai voluto sottolineare. Non è un brano trap. Esatto, assolutamente in antitesi con il mondo trap. E vogliamo anche ricordare che comunque la vostra musica è una musica strumentale, cioè suonata, ricercata, e soprattutto è una musica anche che vuole in un certo qual modo accomunare il meglio della nostra terra. Sì, la Calabria è una terra che ha fatto della commistione culturale un marchio di fabbrica, un marchio storico, diciamo. E quindi noi, in accordo a questo, abbiamo deciso di raccogliere tutto ciò che musicalmente era racchiuso nella nostra terra e lo venire fuori secondo i nostri canoni stilistici, quindi abbracciare il canto colorato, che si dico della nostra terra, ma anche l'influenza jazz e blues. Ricordiamo che il primo il disco jazz della storia fu inciso in Sicilia, quindi il Sud Italia è pregno di questa sonorità. Certo. La teoria dell'ultimo passo, perché questo del titolo? Passo, del primo passo, perdona. Allora, perché in questo doppio album abbiamo voluto descrivere quel momento della vita della persona in cui si decide di decidere, quindi descriviamo il momento in cui compiamo questi piccoli primi passi nella vita quotidiana che poi volgono a un cambiamento, quindi abbiamo parlato un po' dei cambiamenti che occorrono nelle nostre vite. E lo abbiamo fatto in declinazioni diverse, quindi la prima parte uscita l'anno scorso è più cantatorale, questa invece ha delle influenze maggiormente blues e jazz, quindi due declinazioni diverse per lo stesso messaggio. E di primi passi in Calabria ne dobbiamo fare parecchi ancora, principalmente voi questa regione la girate in lungo e in largo, è così tanto disastrata come qualcuno la vuole far apparire? No, io non parlerei di regione disastrata, ma di regione vessata. Quindi è una regione che purtroppo sembra compiacersi nel volersi far del male. L'unica cosa che dobbiamo fare, e la cultura è un mezzo importante, è prendere coscienza di quello che siamo e cercare di effettivamente operare per il bene della nostra terra. E non per dei tornaconti personali che poi si rivelano tra l'altro anche non fattibili, e questo lo possiamo fare partendo proprio dal voto del 26 gennaio. Dovremmo aspettare poi il 27, ma voi siete già in tour e quindi le prossime tappe? Allora, domani saremo in una radio in provincia di Avellino, poi ci saranno delle tappe in Calabria, Cosenza, nella provincia di Reggio, e poi in primavera dovrete partire un tour estero che ci dovrebbe vedere in Germania, Svezia e in Polonia, quindi si articolerà nel corso dell'anno. E a me piace sviluppare il tour durante tutto un anno solare e per avere il tempo per poter far bene tutto, però ce n'è per tutti i gusti, dall'Italia, dalla Calabria, Italia e poi spero anche. Eh beh, i calabresi nel mondo come accolgono la vostra musica?
L'accolgono molto bene perché comunque riconoscono alcuni tratti della nostra terra, e la cosa importante è anche notare come chi non è calabrese accoglie bene la nostra musica, quindi conosce la normalità della nostra terra, che spesso viene soltanto associata a delle lugubri, diciamo, idee come Dranghe, da Malaffare. In realtà noi portiamo la normalità della Calabria in giro per l'Italia e per il mondo, quindi far vedere che la Calabria è vittima di determinate cose, ma in realtà è altre. Certo. Bene, io ti ringrazio, Marco, soprattutto ci lasciamo ascoltando proprio il brano, ossia Solo una stella. Da me vivrai amore, festeggerai il Natale senza di me. Ti volterai, vivrai lontano da me, incrocerai anime senza di me. Io credo